Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in clausura, nella clausura del convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui per leggervi uno stralcio dall'epistolario numero 1 di una lettera che Padre Pio scrive nel 1915, in questa giornata di agosto del 1915. La frase che subito colpisce tutti noi nell'andare a leggere questa lettera è quella relativa alla burrasca. Ecco, una burrasca continua mi travolge, scrive Padre Pio al suo padre spirituale, Padre Agostino. Buio e spine, qualche raggio di luce, qualche stilla di conforto per le vostre lettere, poi più fitte tenebre, spine e ancora più amare. Una burrasca continua mi travolge e se vi è qualche sosta passeggera e momentanea, che in sostanza non si prolunga quasi mai quanto può impiegarsi nella recita di un'Ave Maria, mi volgo intorno temendo e tremando con una domanda: che cosa avverrà di nuovo? Gesù così vuole e così sia, ma il fiat, nonostante la prontezza e la sottomissione della parte superiore della volontà che è sempre unita alla volontà di Dio, racconta Padre Pio, mi riesce assai difficile a proferirlo ed occorre farmi dei grandi sforzi per non vacillare. Alle volte mi assale il dubbio se realmente la volontà vi partecipa nel pronunziare il fiat della rassegnazione, ed allora il tormento e lo strazio che sento in fondo all'anima è indescrivibile. Temo di spavento e il dolore è tale che non saprei se l'anima ne possa sentire di più di fronte alla morte. Io non valgo ad intenderlo, scrive Padre Pio. So solo, con certezza, che sento una sete cocentissima di soffrire assai e sento un bisogno continuo di sempre dire al Signore aut pati aut mori, anzi, semper pati e nunquam